benedetto 15 ottobre, mia sorella si sveglia, sta bene, chiacchiera con le compagne di stanza che testimoniano tutta la giornata insieme a noi, e poi insorge questa febbre improvvisa, alta, che la fa vomitare, si collassa 3 volte, gli somministrano questa tachipirina endovena che finisce in 10 minuti, infatti mia sorella continua a vomitare in continuazione, non si fermava, passa un medico, l'unico che abbiamo visto per tutto il giorno, sì. Un minuto, e mia madre gli dice: ma come mai? No signora, vabbè, perché la febbre è scesa velocemente, quindi lei vomita e si collassa per questo abbassamento di temperatura improvviso. Mia sorella inizia a urlare di dolori e diceva a noi: come si fa a soffrire così dentro un ospedale per tutta la mattina? Non c'erano medici, l'infermiera che veniva chiamata sempre dai miei genitori perché spontaneamente non si avvicinava a nessuno, gli diceva: c'è un solo medico che attualmente sta effettuando un cesareo e si trova giù in sala parto, dice, quindi non può venire, noi se non c'è un medico non possiamo somministrare farmaci, quindi questa la mattinata è passata così. Mia sorella completamente non calcolata, non visitata, nessuno ha accertato perché questa febbre, niente, completamente. Come dice il suo avvocato, quindi sua sorella urlava, c'erano dei dolori strazianti, lancinanti. Le sento ancora la notte, le sue urla, assurdo, gridava in un modo atroce. E nessuno lo aspettavano. Loro aspettavano che cessassero questi battiti, aspettavano. Ripetavamo sempre che volevamo notizie, non si vedeva nessuno. Alle 18 esce qualcuno e ci dice: niente, state tranquilli, è semplicemente una colica renale, fino alle 18, quindi l'imperizia, proprio l'ignoranza, non hanno capito niente. Aveva solamente una colica renale, avevano fatto digiunecografia, i battiti c'erano, quindi i bambini stavano bene. Va mia madre da mia sorella e la trova riversa sul letto, fredda, ghiacciata e collassata. Mia sorella era svenuta, mia madre inizia a gridare, a scuotere mia sorella per vedere se dava segni di vita. Sì. Mia sorella apre gli occhi, dice: mamma, sto morendo, non sto morendo, non ce la faccio più, aiutatemi. Allora mia madre inizia a gridare, e viene il medico che gli mette subito l'ossigeno, misura la temperatura che era scesa poi a 34, la pressione è bassissima, 50/80, mia madre giustamente si è agitata, l'hanno fatto uscire, entra mio cognato e dicono insieme, gliel'aveva detto anche prima mia madre: salvate la vita a mia figlia, sta morendo, salvate la vita a mia figlia. E il medico dice a mio cognato, dice: io sono un obiettore, non intervengo finché c'è battito. E mio cognato ha anche perso i sensi nel vedere sua moglie in questa condizione. Di ritorno verso l'uscita dell'ospedale ho visto mia sorella in una stanza, allora con mio padre ci siamo avvicinati perché mia sorella era sola, era tutta attorcigliata dal dolore, continuava a gridare: dottore, dottore, sedatemi, non ce la faccio più. Viene uno con camice, io non so se era un dottore, se era venuto uno a fargli una ecografia dove ha sentito il battito del bambino, ha detto, dice, ancora c'è, è debole, quindi bisogna aspettare. Allora mia sorella dice: ma se anche il secondo battito sta per cessare, che già è lento, perché non mi sedate? Tanto non ce l'ho più un barlume di luce e di speranza di poter vedere i miei figli vivi, io non ce la faccio più, aiutatemi. E lui diceva: purtroppo c'è battito, dobbiamo ancora aspettare. L'ospedale, quindi la dirigenza dell'ospedale, dice: quella frase non è mai stata pronunciata, quella del io sono un obiettore di coscienza. Però mi guarda, noi non abbiamo problemi a testimoniarlo e a trovare, c'erano già testimoni, questa gente, non so se la procura se li cercherà, ma basta vedere chi c'era dentro la sala parto insieme a mia sorella e andare a risalire ai parenti che stavano fuori in sala d'attesa, perché l'hanno sentito tutti e l'abbiamo commentato per ore. Ma lui dice che non è, perché lui dice, ha dato l'ossitocina a mia sorella per fargli aumentare i dolori e agevolarla nel parto, e gliel'ha data, ma dopo essere che non c'era più battito neanche del secondo. Perché non si può morire in un ospedale dove si va per essere protetti, entri con i tuoi piedi ed esci in una bara nel 2016, non si può.